L'ultimo libro, può sembrare autoreferenziale, però l'ultimo libro è la raccolta di Rassegna Stanca, ed è una raccolta ed è una rubrica per quelli che non leggono i giornali ma si fermano i titoli. Si fermano i titoli perché oggi, se si vanno a leggere i titoli dei giornali, difficilmente si trova qualcuno che poi in realtà possa approfondire la cosa con la lettura dell'articolo stesso, fosse anche il titolo di copertina dell'editoriale o quant'altro. E se anche si dovesse trovare a leggere l'articolo, spesso il titolo, che gioca soltanto sul fuorviare nell'epoca dei tweet, nell'epoca dei 140 caratteri, tende a fuorviare quello che è un messaggio che deve passare attraverso un semplice titolo e che spesso riescono a far passare solo ed esclusivamente con un titolo. Le rassegne stampa in realtà sono una cosa quotidiana, le vediamo in tutti i telegiornali ogni mattina, che a me la rassegna stampa dà soltanto l'impressione di un qualcosa che è fuorviante. Non mi fermo ai titoli, o meglio, prendendo per buono che bisogna soffermarsi ai titoli, ho avuto l'idea di rileggerli con degli acronimi. Quindi io prendo il titolo del giornale, e la rassegna è una raccolta di titoli dei giornali con degli acrostici che ho costruito attorno al titolo. Per esempio, oltre i giudici c'è l'Italia. Addirittura nel 2013, poi tra l'altro a mo' di raccolta storica, ogni giorno nel 2013 abbiamo vissuto tutto quello che è stato il quotidiano incedere, sia delle notizie di cronaca. Abbiamo visto nel 2013 abbiamo visto le dimissioni di un papa, è morto Mandela, abbiamo visto l'ennesimo scontro politico tra destra sinistra, destra destra, centrodestra, centrodestra passa al compagno di sinistra che crossa il centro, in cui c'è una torre di uno di destra che si avvicina al centro e forse fa gol. Ecco, abbiamo visto campagna elettorale, abbiamo visto un po' di tutto questo, abbiamo visto Caldiroli insultare la Chiaggia, abbiamo visto grossissime forme di razzismo, ed è tutto dentro i titoli dei giornali. Titoli dei giornali che, per esempio, partono dall'idea di... Parto con questa, ecco, Bersani si schianta. Bersani si schianta per noi in Calabria significa anche ben altro. Quindi Bersani si schianta era il titolo del giornale del 16 marzo del 2013. E nella poetica della rassegna stanca Bersani si schianta diventa... Brutti e racchie simulano ancora nascosti nell'Italia sorda gli inviti solidali. Certo, hanno inventato l'amore nonostante temano amarsi. E Bersani si schianta. Ed ecco, partendo da questa idea, sono andato avanti per tutto un anno per cercare anche di lasciare a quello che possono essere, non le ceneri, ma il fuoco stesso, una piccola fiammella che parta anche dal nostro gruppo degli autori appesi. Diventa divertente giocare sul PDL a un passo della rivolta, su ingiustizia è fatta, sul lavoro, il gelo e i progetti, addirittura nuove regole per il presidente e tutti quelli che possono essere i titoli porno ricatto ai grillini direttamente da Libero, o quelli che sono l'editoria quotidiana, i giornali quotidiani che dovrebbero informarci, che prendono dei fondi quotidiani e che continuano ad informarci secondo il loro modo di informare. Per esempio, crollano gli iscritti all'università. Nel Corriere della Sera del 1 febbraio del 2013, e crollano gli iscritti all'università diventa: ciao, Roberta è ad Oxford, mi ha lasciato libero l'alloggio ma non avevo ordinato una gabbia di leoni. In Inghilterra i suoi capelli rossi immagino li tingeranno per tendenza, ma io apprezzerei che questo loculo lurido detto università non mi intristisse più. Valuterò ogni esame e lo riparerò sputando sull'industrializzazione di un territorio post-apocalittico. Crollano gli iscritti all'università. Trombati e contenti, lui continua a pagare, la peggio gioventù, il punto di vista di Dio, addirittura il mucchio selvaggio. È tutto dentro una sequela di notizie e di informazioni che, dal loro punto di vista, avrebbe dovuto informarci e tenerci sul pezzo. Sul pezzo come la Padania del 29 maggio 2013. La Padania titolava Sacco Manni o Guappo. Probabilmente ce l'avevano con il governo Letta e con Sacco Manni. E Sacco Manni o Guappo diventa Stupide ali chiuse. Tu credi che l'orizzonte minacci gli angeli dal naso imbiancato, ma obietto e guarisco, ultrapagandolo, un assassino privato dal pollice opponibile.
Saccomanni o Guappo, la Padania. Ecco, tutto un anno racchiuso qua dentro, un anno che diventa anche simpatico andare a rileggere nel momento in cui uno cerca di ricordarsi quello che possa essere successo il giorno del proprio compleanno. Non facciamo molto caso a questa cosa. Per esempio, tu quando sei nato? Tu, Mimmo? L'11 aprile. Ti ricordi cosa succedeva l'11 aprile dell'anno scorso? No? A modo suo questa cosa può anche servire. È morto anche Mennea l'anno scorso, purtroppo. L'11 aprile... Ah, addirittura l'Unione Europea minacciava Italia a rischio contagio, ed era il titolo della Repubblica. E Italia a rischio contagio. E diventa unica emergenza e l'ignoranza che traumatizza gli allievi. Love is all around, risposero i sassoni che ho interpellato. Onestamente, credo che l'obiettivo non sia tutto nell'andarsene. Giuro sull'italiano onanista. Ecco, l'Italia a rischio contagio. Il contagio dipende da quello che è poi il contagio. Berlusconi torna primo, tornato primo 14 volte l'anno scorso. Berlusconi, mi faranno santo le nuove parole del Papa sui gay, ma soprattutto oltre i giudici c'è l'Italia. Il Tempo del 29 luglio titolava Oltre i giudici c'è l'Italia, che diventa Oggi la terra raggiunge l'equidistanza tra l'ignoranza e Gesù. Il mio uomo domina. Il mio cocchiere ha imparato a chiamarmi eccellenza se licenzio gli innocenti. Non tratto con le autorità che legittimano un inutile antagonismo. Oltre i giudici c'è l'Italia. È l'inciucio, è il Quirinale, e i casi non sono chiusi. 1 milione di licenziamenti. L'Unità dell'8 aprile del 2013 titolava 1 milione di licenziamenti. Un nascondiglio mentre invadono l'Italia. Mi organizzo con nodi scorsoi e dardi, intentando la linea immaginaria del contendere degli elementi. Non sarò zapatista, ma intenzionalmente un'arma e una minaccia. Ed ora una nazione si tace, tachicardica ed idolatra. Nel milione di licenziamenti di cui parlava l'Unità nel suo titolo. Tu quando sei nato? Io? 7 luglio. Ti ricordi cosa era successo? No. Capite? Era solo l'anno scorso alla fine. Il 7 luglio dell'anno scorso Libero ci informava, sempre con i soldi pubblici, che il PD vieta la gnocca. È importante ricordarci questa cosa perché stavamo male. Il PD vieta la gnocca diventa iatture di lusso per porci disponibili vorrebbero indebolire l'economia delle tette arroganti. Lassù gli arresti non giovano nemmeno alle opposizioni. Mi chiedo, chi vi ammazza poi? Il PD vieta la gnocca. Ed ecco che si va avanti tutto l'anno attraverso queste letture dei titoli dei giornali. L'anno scorso iniziava anche con una presa di coscienza sostanzialmente. Il 2 gennaio, perché il 1 gennaio le edicole erano chiuse, il 2 gennaio il giornale titolava Da oggi siamo più poveri. Si ci informava subito che stava aumentando in un anno che continuava con la crisi generata da... La politica non c'entra perché queste cose non le fa. Chi la può generare? Probabilmente l'abbiamo generata noi non pagando le tasse. È assolutamente colpa mia. E da oggi siamo più poveri diventa dai, andiamo ad ossequiare le gole dei gulag, incendiamo le sorprese. Intanto che ti arrendi alle minchie con gli occhiali, proverò a diffondere all'ultimo pensiero l'originalità e la verve dell'educanda sulla riscossa degli impressionisti. E degli impressionisti per forza, perché era tutto un anno la fiction delle elezioni, i ricchi all'inferno se vince la sinistra, i due Prodi e il Papa che è andato via. Il Papa che è andato via ed è sottolineato praticamente da tutti i giornali. Era il 12 febbraio, era l'11 febbraio, perché se il 12 i giornali parlano di questa occasione, evidentemente l'11 era andato via il Papa. La Gazzetta dello Sport del 12 gennaio del 2013 titola Il Papa se ne va e riscrive la storia. Incredibile! Le prime avvisaglie parevano avere segnato gli equilibri naturali. Eppure i volti apparentemente esterefatti rimuginavano inclini e servili come cani da riporto. In verità è solo un lugubre assalto storico tendenzioso. Ora perdonatemi, ma rimango impassibile. Amen.
il Papa se ne va e riscrive la storia. L'anno scorso addirittura un disoccupato esplose 12 colpi davanti a Palazzo Chigi. Volevo sparare ai politici, era il 29 aprile del 2013, quasi l'anno scorso. E la stampa intitolava "Volevo sparare ai politici". Che diventa nella rassegna? Vaffanculo. Odio l'esecutivo. No, dai, veramente no. Oggi sono passato dall'arma risolutoria all'arma rappresentativa e alcuni invitati possono omologare l'incidente trasformandomi in mostro al cambio dell'inquadratura. Volevo sparare ai politici. Le case, limo, limo, il porcellum, limo, 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 no Silvio, no parti, i lavoratori, lo scandalo della fame, il settennato di Berlusconi, gioventù bruciata, si tengono il malloppo, mandate nella giungla Calderoli. E qua onestamente avevano anche ragione loro. Il tempo titola "Mandate nella giungla Calderoli", era il 15 luglio del 2013. Mannaggia al nastro d'argento che tagliuzza le essenze, che noleggia le evidenze e languido come Lucifero abbraccia i guai dell'Italia e li unisce in nazioni. Galassie di lavoratori al caldo di un agosto lamentano dannazioni, ma è il restyling che omaggia tanto Louvre quanto l'Imodium. Ed era "Mandate nella giungla a Calderoli". Sono successe un sacco di brutte cose in Egitto l'anno scorso, è venuto anche a far visita all'Italia Obama, ed era la fine dell'agosto del 2013 e il manifesto intitolava "I have a drone", era il titolo del manifesto. "I have a drone" diventa "Ieri ho ammazzato Villari e Dio ha respirato ossigeno dal naso dell'escluso". "I have a drone" dal manifesto. Adesso Letta paura, Egitto contro l'Egitto, il PD si è asfaltato da solo, ma soprattutto Libero, il giornale che ci hanno dato veramente spunti e super spunti. Addirittura un giornale pagato con i soldi pubblici si permette di poter titolare il 27 settembre del 2013 "La colpa del nonno", intendendo ovviamente Napolitano in primissima pagina, quindi "La colpa del nonno". E "La colpa del nonno" nell'acrostico diventa "Lingue assatanate per culi occupatissimi. Livido e presuntuoso accusano il desiderio di escluderli dal lusso. Io non ordinerei nulla che negasse le ovvietà". La colpa del nonno. La rassegna stanca nasce dall'idea congiunta di Autoproduzione Appese, che collabora da quest'anno, per fortuna, dal 2013 con la Casa della Cultura Saro Gambino, che nasce finalmente dopo anni e anni di ricerca per poter dare spazio a quello che è veramente l'infinita conoscenza di un autore come Saro Gambino a chiunque voglia approcciarne, sia in termini proprio di approccio letterario, culturale, che come poetica stesso, di uno dei più grandi autori calabresi che purtroppo spesso viene completamente omesso anche dei testi scolastici. Non credo che ci sia, quando invece andiamo a cercare chissà quale, bisogna comprare la Divina Commedia, bisogna comprare la Zacinto, bisogna comprare alcune cose fantastiche tipo queste. Parlamento fuori legge, è morto anche Mandela purtroppo l'anno scorso, un mercoledì da Forconi, ma chiudo nella presentazione della rassegna stanca con un titolo preso proprio dal quotidiano della Calabria, che il 27 novembre del 2013 titolava "Dato in pasto ai maiali ancora vivo", su fatti di cronaca, purtroppo blitz nel Reggino, 21 fermi per 5 delitti, colpite le famiglie di Oppido. Evidentemente questo killer intercettato raccontava le fasi di una cruenta vendetta di 'Ndrangheta e parlava di "dato in pasto ai maiali ancora vivo". E fino a che The Snatch ha senso, ma nella narrazione calabrese purtroppo non è un film. "Dato in pasto ai maiali ancora vivo" diventa "davvero apprezzabile la trattativa ad oltranza sull'impiego del mio nome per pignorare gli alimenti ed i sussidi. Il tempo che ottieni si avvita all'improbabilità di mantenere l'aliquota sull'imponibile ai livelli dell'ipotesi dell'avanguardista della New Canazzo Organization. Rido
e voi affranti verrete ad ingiuriarmi sulle vie dell'oppio. E questa è la rassegna stanca e io vi ringrazio per l'attenzione.